Milano ha subito un violento e devastante nubifragio durante la notte, con continui tuoni, fulmini e intense piogge accompagnate da temibili raffiche di vento. La tempesta è durata circa un'ora e ha causato danni estesi in tutta la città. Centinaia di incidenti sono stati segnalati, inclusi alberi caduti su case e auto, tetti strappati dal vento e allagamenti diffusi. Diversi edifici pubblici, tra cui il Castello Sforzesco e centri sportivi, sono stati danneggiati, e alcune zone hanno subito blackout elettrici. La situazione è critica ai servizi di emergenza, tra cui i vigili del fuoco e le squadre di protezione civile, hanno lavorato instancabilmente per affrontare i danni e fornire supporto. Anche il sistema di trasporto della città è stato gravemente colpito, con disagi per autobus, tram e treni a causa di alberi caduti e infrastrutture danneggiate. Oltre alle conseguenze immediate della tempesta, ci sono preoccupazioni riguardo a possibili ulteriori disturbi meteorologici, poiché rimane in vigore un'allerta meteo arancione per forti temporali fino alle 14 di martedì. I danni stimati dagli ultimi temporali in Lombardia hanno già superato i 100 milioni di euro, e le autorità stanno valutando la possibilità di richiedere una dichiarazione di stato di emergenza al governo. La città sta affrontando una difficile fase di ripristino mentre si occupa delle conseguenze del distruttivo nubifragio, e le autorità invitano alla prudenza e alla preparazione per possibili ulteriori impatti meteorologici.